Salve a tutti, e con oggi parleremo di un argomento a mio avviso molto importante. Scusate il rumore, la tavoletta grafica non funzionava bene, ed è l'argomento educazione relativamente ai bambini, quindi agli studenti, anche dal punto di vista dei genitori nei confronti dei propri figli, educazione alla felicità, non alla perfezione. Perché questo argomento, a mio avviso, è molto, molto, molto importante, essendomi confrontato per svariati anni con genitori di studenti. Devo dire che è importante sottolineare il fatto che la felicità di uno studente indirettamente aiuta lo studente stesso a raggiungere le proprie soddisfazioni personali anche poi in un futuro sotto il punto di vista lavorativo e quindi come progetto di vita. Quindi, siccome tante richieste mi sono pervenute da insegnanti che si stanno preparando per la scuola dell'infanzia, per la scuola materna, e per la scuola di primo grado, in questo caso è giusto, in funzione delle richieste che mi avete fatto, dare un incipit e un taglio al video che sia anche relativo ad una fascia di età che relativa insomma a questi due ordini e gradi di scuola. Essenzialmente quindi parlerò di figlio se mi rivolgo ai genitori, di bambino o discente o studente se mi rivolgo ai professori e ai docenti. Sicuramente il ruolo del docente negli ultimi 20-30 anni è decisamente cambiato, quindi il ruolo, la professione docente, il ruolo del docente, contrariamente a quello che si pensa, è in continua evoluzione. E a mio avviso è un'evoluzione decisamente positiva, in quanto oltre che trasferire le conoscenze nozionistiche, siamo e soprattutto in queste fasce di età, in questi ordini di scuola, siamo degli educatori, siamo anche dei modelli di vita. Quindi non deve sconvolgere il fatto che io possa parlare di crescere i nostri studenti, di far crescere i nostri studenti, che ovviamente addirittura io potrei parlare di impresa non facile, perché non è assolutamente, ci sono tanti dubbi in merito. Purtroppo ci sono cattive abitudini che i nostri studenti possono avere imparato. Ci sono tanti problemi che si nascondono dietro l'angolo e sicuramente è importante riconoscere le problematiche. Allora, faccio un appunto. Finora, molti video che ho creato sono specifici per gli insegnanti che si stanno preparando al concorso. Questo video è
a mio avviso non specifico, quindi generalizzato, quindi non è un video, lo dico subito, perché non, per chi ha il solo interesse di focalizzarsi sulla preparazione del concorso docenti, non voglio farvi perdere tempo. Se invece avete anche il bisogno, l'interesse di ascoltare un video che abbia questa taratura, io sono ovviamente felicissimo, felicissimo di leggere i vostri commenti, felicissimo insomma di tante cose che mi state dicendo e vi ringrazio enormemente per il calore che c'è da parte vostra. Allora, sicuramente per riconoscere le problematiche relative ai nostri studenti è sicuramente fondamentale un confronto con loro. Dal confronto, quindi dagli input che diamo loro ai nostri studenti e dai feedback che riceviamo, si crea un confronto, tra virgolette, che ci aiuta a comprendere meglio la situazione. Quindi tutto ciò è rivolto a che cosa? Al meglio, cioè a migliorare una situazione. Anche perché va detta una cosa, che co siccome siamo esseri umani e l'essere umano per definizione è un essere imperfetto, anche gli insegnanti, non esistono insegnanti perfetti, ma tutti noi siamo imperfetti. Ma questa volta la freccia la metto solo verso destra, possiamo intraprendere un percorso di continuo miglioramento che non ci fa diventare perfetti, ma che ci riduce le imperfezioni, quindi ci fa diventare sicuramente esseri migliori. Quindi è importante evidenziare il fatto che non esiste un essere umano perfetto, non esiste un insegnante perfetto, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate, non so perché è partito questo. Se io sono in diretta live, ve lo ricordo, non, se vedete che qualcosa che c'è qualche errore nel video, semplicemente perché io i video li lascio così naturali come vengono, in diretta, sono in diretta e mi prendo tutte le responsabilità della diretta, nel senso che se c'è qualche imperfezione la lascio, non taglio le parti del video che potrebbero contenere degli errori, anche se me ne rendo conto. Allora, una tipicità dei nostri tempi, sicuramente bisogna partire, insomma, da questo assunto è che ci sono tante, forse troppe adesso, attività che gli studenti fanno, quindi canto, piuttosto che, questo ovviamente è fondamentale, questo è positivo, lo sport, la pittura, piuttosto che la musica, piuttosto che imparare le lingue, piuttosto che ne so, stare al computer o allo smartphone. Vorrei anche scrivere, ma questo non è un impegno che ha un trend positivo, ma piuttosto ha un trend decisamente negativo, che è la lettura. Magari i ragazzi, i bambini leggessero di più, ma anche gli adulti, ed è un problema anche a livello nazionale. Comunque, tutto questo per dire che c'è forse un eccesso di impegni, perché tante di queste attività sono anche extra scolastiche. E dietro tutti questi impegni ci sono le ambizioni anche dei genitori che creano da parte dello studente un'ansia da prestazione, quindi questo crea anche un'ansia da prestazione, perché
Ovviamente il bambino, lo studente, il discente non vuole disattendere le aspettative dei genitori, perché sicuramente quando il bambino raggiunge determinati obiettivi ha dei feedback che rafforzano il fatto di raggiungere tali obiettivi, quindi vede i genitori felici, contenti, appagati, eccetera, eccetera. E allora in quel momento il bambino, lo studente, il ragazzo, insomma, si vede appagato e quindi avviene il cosiddetto rinforzo. Quindi, che cosa succede? Che questi hobby a volte finiscono per diventare nei nostri figli delle, non dico delle congiure, però degli impegni ad alto contenuto per loro di responsabilità, perché non vogliono, ripeto, disattendere le aspettative che gli altri nutrono nei loro confronti. Non vogliono, perché ovviamente pensare di deludere qualcuno ci crea la sensazione, sicuramente la sensazione di una grande frustrazione. E quindi purtroppo c'è un trend per cui c'è la focalizzazione dell'ambiente esterno verso l'eccellenza. Il fatto che i nostri figli, i nostri studenti debbano essere per forza i primi, devono eccellere nelle materie scolastiche, negli hobby, nelle attività extrascolastiche, il bambino deve essere il più bravo, il migliore della scuola, essere il giocatore che segna di più, più bravo nella danza classica piuttosto che nella danza moderna, eccetera, eccetera. La domanda è, ma questi bambini, con tutte queste premesse, sono felici? Sono più felici? Perché poi, di fatto, è una domanda fondamentale, perché io credo che uno degli obiettivi più importanti nella nostra vita è quello di cercare di avvicinarci alla felicità. E sicuramente i motivi che ci dobbiamo, sui quali ci dobbiamo interrogare è perché l'ambiente esterno si comporta così, cioè l'ambiente esterno, questo, secondo me queste caratteristiche avvengono anche dopo la fase della fanciullezza, dell'adolescenza, eccetera, eccetera, cioè ci sentiamo oppressi perché ci sentiamo sempre di dover fare di più, che non facciamo mai abbastanza, che dobbiamo raggiungere sempre target e obiettivi maggiori, altrimenti non ci sentiamo felici. E questo anche, le cause vanno ricercate sicuramente anche in quello che ho appena detto. L'altra domanda che vi dico è, ma probabilmente l'infanzia dovrebbe essere un periodo invece spensierato, nel quale si ha la serenità e l'equilibrio di comprendere bene la nostra autenticità e quindi di comprendere bene chi siamo e cosa desideriamo nella vita. Ed è ovvio che queste due questioni trovano difficoltà ad evolversi in un contesto quale quello che ho appena detto. Cioè, noi viviamo in una società frenetica dove rincorriamo mille eventi, mille appuntamenti, mille cose da fare, dove a volte sembra che non abbiamo più tempo libero, più tempo per noi stessi, più tempo per coltivare ciò che ci appassiona e ciò che ci aggrada. Allora, che cosa è importante per la felicità e per la spensieratezza? È sicuramente fondamentale il concetto di libertà. Perché, l'ho detto prima, l'eccesso di impegni che cosa ci fa? Ci finisce per opprimerci, ci opprime.
perché noi per portare avanti troppi impegni non ci sentiamo più liberi. E quindi ecco qua la connessione tra libertà, oppressione, eccesso di impegni, felicità, ricerca della felicità e della spensieratezza. E quindi essenzialmente anche nei confronti dei nostri studenti e dei bambini è importante dare loro la libertà di scelta, di scegliere ciò che amano. Ciò che amano nei modi, nei tempi, nei limiti che hanno i nostri figli. E soprattutto devono imparare i nostri figli e i nostri studenti all'accettazione di se stessi, quindi ad accettare, è fondamentale accettare i limiti. Questa è una difficoltà che in realtà ci si porta avanti per talmente tanti anni che probabilmente è difficile anche per noi adulti, perché le eccessive pressioni sono un condizionamento che ci portano a una relativa delusione. E ripeto che nell'infanzia è veramente importante, uno dei periodi migliori, più importanti, nel quale l'essere umano impara di più, si impara veramente tanto. Ci si diverte, si ha tanta creatività, si hanno tanti pensieri, si hanno tanti sogni. Si ha tanta fantasia. Anche gli adulti ce l'hanno, però a volte poi la reprimono. E quindi, che cos'è importante? Diminuire le pretese. Diminuire le pretese. È importantissimo. Se uno studente va male, pazienza. Non significa che non sa nulla. Significa che probabilmente c'è stato un fallimento. E non, è ovvio, tutti noi abbiamo paura di fallire, però ci dobbiamo anche imparare ad accettare i nostri fallimenti. Dobbiamo imparare a vivere con le nostre delusioni e soprattutto a accettare i nostri limiti e a godere di tutte le nostre dei target che si raggiungono, che i bambini raggiungono, che gli studenti raggiungono. Secondo l'American Psychological Association, gli adolescenti depressi sono sempre di più, quindi c'è un trend positivo di, purtroppo positivo, di adolescenti depressi. Sicuramente perché vengono fatte diagnosi più accurate e ne vengono fatte anche di più. Però questa crescita in termini assoluti c'è. Ed è correlata il più delle volte alla mancanza di che cosa? Di autostima, quindi di fiducia e di stima in se stessi. E addirittura, volendo fare un po' di storia, anche i romani avevano capito, gli studiosi romani avevano capito, che l'ambiente esterno non doveva essere troppo opprimente nei confronti degli studenti e dei bambini. Addirittura c'è una storia dove una tomba romana dove c'è scritto: qui giace Quintus Sulpicius Maximus, giovane romano che visse solo 11 anni, 5 mesi e 12 giorni, morì pochi giorni dopo aver preso parte ad un concorso di poesia per adulti.
Quindi sicuramente questa è una storia vecchia, è anche un pochettino la storia dell'umanità, della scuola. Allora, quali sono gli strumenti che possiamo mettere in atto per fronteggiare, per affrontare questa situazione? Sicuramente dimostrare sensibilità e comprensione. Comprensione. Cercare, insomma, di comprendere, capire le difficoltà degli studenti. Talvolta è importante anche proteggerli, perché in queste fasi, in queste dinamiche, sono più esposti, possono essere fragili. Far capire che la spontaneità non è una cosa negativa, che a volte, insomma, è anche indice di vitalità. È fondamentale in tutto ciò stabilire però delle regole. Insegnare fin da subito quali sono le regole che sono determinanti per vivere nella collettività, le regole sociali fondamentali. Quindi l'osservanza dei comportamenti rispettosi. Piano piano lasciare più libertà a questi bambini. Insegnare loro a come divertirsi, a come passare il loro tempo libero. Lavorare tantissimo sull'autostima, non scoraggiarli, non riempirli di critiche, non deriderli, ma capire e comprendere quanto sia importante l'autostima. Tempi e metodi che sono del tutto personali, quindi rispettare, bisogna avere rispetto per i tempi. A volte magari questi tempi saranno più lunghi, a volte saranno immediati e ci sorprenderanno. Perché queste sono tutte caratteristiche e peculiarità della persona. Siamo tutti diversi. Lo dicevo prima, è importante utilizzare il tempo nella lettura, utilizzare il tempo nel leggere. Capire che i voti, gli insegnanti sono dalla parte degli studenti, lavorano per gli studenti e che un voto, un singolo voto, non è un voto alla persona. Cioè lo studente che prende insufficiente vuol dire che è insufficiente nella vita, ma un voto non, cioè non è che è una parte della realtà, non è la realtà. È importante da parte nostra insegnare ad inseguire e a combattere per i nostri sogni, per ciò che desideriamo, per ciò che ci fa sentire realizzati. E finisco con una frase che tutti i grandi sono stati bambini. Me lo dimentico ogni volta, non sono per niente un bravo YouTuber. Di solito i video iniziano con lasciate un like, mettete il pollice in su, iscrivetevi, lasciate i commenti, attivate la campanellina, eccetera, eccetera. Vi compaiono 10.000 indicazioni che aiutano a far crescere il canale e io su questo sono veramente smemorato. Me ne sono ricordato alla fine, a volte non me ne ricordo per niente. Io in ogni caso spero
che il video possa essere di vostro gradimento. Spero che, insomma, di aver trattato questioni interessanti, anche forse diverse da quelle che hanno tanto seguito nei canali YouTube. Questa è la mia caratteristica, questo è ciò che mi rende felice e, insomma, vi chiedo di sostenermi, di aiutarmi anche con un semplice commento. Per carità, il commento può anche essere una critica. Devo dire, finora sono stati tutti commenti meravigliosi, io vi ringrazio tantissimo. E niente, con questo è tutto, io vi auguro una buona continuazione di giornata e al prossimo video. Grazie.